A partir de l'année scolaire 2010-2011, la réforme de l'école de Madame Gelmini, ministre de l'État italien, abolit la discipline musique dans les lycées. La chorale nota collettiva est donc née pour colmater un vide dans la formation culturelle des élèves de notre institution scolaire. L'idée de départ, encore tout à fait valable aujourd'hui, est celle d'offrir des occasions de socialisation et formation culturelle à travers la musique et le chant à tous ceux et celles qui aiment ces expressions artistiques. Le groupe, composé au début par un petit nombre d'élèves, s'est agrandi tout au long des années et il compte aujourd'hui 30 artistes. Ce sont des élèves, des anciens élèves, des enseignants et des membres du secrétariat de notre école. À partir de l'année scolaire 2012-2013, un projet a permis la participation, avec l'aide de quelques copains, des élèves handicapés ne pouvant pas normalement accéder au chant choral. Les voix ont donc été enrichies par d'autres propositions artistiques, utilisant différents moyens d'expression. Con i brani che vi proponiamo oggi vogliamo raccontare la nostra esperienza di coro integrato ed esprimere la bellezza e la ricchezza del percorso finora fatto insieme. Il brano che abbiamo appena eseguito si chiama Touching di Karen Beth, un brano che ci conduce in un clima onirico fatto di emozioni e sensazioni, meraviglie e incanto. Il testo suggerisce di lasciarsi metaforicamente toccare il cuore e lo spirito, senza barriere e pregiudizi, facendosi trasportare appunto dalle emozioni. Per enfatizzare il potere della musica, abbiamo eseguito il brano con l'accompagnamento strumentale del flauto di Elisa e Stefania, del clarinetto di Alessia, del basso di Danilo, delle percussioni di Marco, Mirko e Valeria e del pianoforte di Francesco. Stiamo tutti su una fune tesa e correrci sopra è pericoloso. Ci arrabattiamo andando avanti senza asta. Il filo stretto dondola senza rete. Non guardare sotto, guarda avanti e respira. Vale sbracciare, vale tornare indietro, ricalibrare la vita, poi sempre avanti, un passo alla volta e un bel sorriso. Qualcuno a braccia aperte ci sarà. Simone Torino, di Luigi Capuano, ecco a voi l'equilibrista. Salta su, non pensarci mai, salta.
l'unità di misura da utilizzare per quantificare il valore di un anno di vita di un essere umano? Il numero di albe e di tramonti? Il numero di tazze di caffè? Le risate con gli amici? I chilometri percorsi? Oppure le discussioni? O forse c'è un modo migliore? Noi crediamo di sì, ma non vi vogliamo anticipare nulla. Con questo canto ci congediamo, sperando di avervi trasmesso un po' della gioia e dell'entusiasmo che ha contagiato tutti noi in questi mesi di lavoro insieme. Un grazie speciale a Giada, Mirko e Valeria per aver impreziosito i nostri canti con le loro proposte artistiche. Ma soprattutto un graditissimo e sincero ringraziamento va alla nostra direttrice di coro, Alessandra Sasso, che ha... con impegno e determinazione ci trasmette quotidianamente la gioia e l'entusiasmo di cantare insieme. Un grazie a voi tutti per l'attenzione e gli applausi gratitissimi per noi, alla prima esperienza su questo splendido palco, di Jonathan Larson, tratto dal musical Rent, Seasons of Love.